Buongiorno amiche, buongiorno amici bianconeri, bentrovati nuovamente qui sul canale. Venerdì 28 aprile, proviamo a fare il punto della situazione, proviamo ad analizzare a fondo anche diciamo, gli sviluppi del contenuto che ho realizzato ieri. Prima di tutto, poi non posso pensare questo. Allora, che cosa voglio dirvi? Beh, innanzitutto voglio dirvi che alla luce di quello che è emerso, quindi delle grandi difficoltà della Juventus e anche del fatto, come vi ho raccontato ieri, che in questo momento Allegri sia sostanzialmente un allenatore solo, un uomo investito di tante responsabilità, che si è fatto carico del momento difficile che sta attraversando la Juventus, io credo che quando vi raccontai qualche giorno fa di averlo visto stanco, sapevo che avrei sollevato anche qualche ironia in alcuni di voi, però analizzando seriamente la situazione ho visto obiettivamente un uomo stanco. Un uomo stanco perché la situazione è certamente difficile e credo che alla Juve oggi la partita di mercoledì contro l'Inter ce ne dia un'ulteriore conferma. Alla Juve oggi manchi veramente una dirigenza forte, manchi certamente una figura apicale, non soltanto nell'organigramma bianconero, quanto anche nell'importanza, nell'impatto che questa può avere sull'allenatore e sul gruppo squadra. Perché giustamente, come mi è stato fatto notare, come ho avuto modo di confrontarmi con alcuni amici, pensate voi quando la Juventus degli anni d'oro andava incontro a situazioni problematiche, a momenti difficili. Nello spogliatoio scendevano figure di un certo rilievo, scendeva Luciano Moggi, scendeva Giraudo, scendeva Bettega, successivamente scendeva Marotta, poi Paratici, lo stesso presidente Andrea Agnelli, che certamente nei momenti di difficoltà di tensione potevano avere un grande impatto sul gruppo squadra, sull'allenatore stesso. Insomma, figure che volenti o nolenti godevano del rispetto dell'ambiente. Oggi obiettivamente in una situazione come quella del primo tempo di San Siro, chi poteva scendere negli spogliatoi e fare la voce grossa o raddrizzare la barca dinanzi allo scempio che stavano manifestando? Credo veramente nessuno, o comunque la figura di Calvo, che reputa essere un grande professionista, una figura molto importante inserita nella dirigenza, non può essere quella figura. Quindi prima di tutto serve un dirigente che goda della massima rispettabilità, che goda di buoni uffici anche extra campo, non solo all'interno di un gruppo ma in Lega, in FIGC, magari all'estero, insomma un uomo che possa avere rispettabilità a tutto tondo. Quindi questa è la prima figura, secondo il mio punto di vista, che la Juventus deve inserire, tralasciando i discorsi ormai triti e ritriti su quello che è il problema che in molti individuano esclusivamente in Allegri. Io credo che non sia problema esclusivo di Allegri, pur avendo espresso il mio pensiero su quello che farei in fondo alla stagione. Quindi prima di tutto servirebbe una figura forte e credo che la Juventus stia lavorando per inserire in organico un nuovo direttore sportivo che possa quantomeno affiancare Massimiliano Allegri. Ora, leggo che Massimiliano Allegri sponsorizzerebbe Gianluca Giovanni Rossi del Sassuolo. Nulla avendo contro Giovanni Rossi, professionista, persona preparatissima, io penso che alla Juve serva veramente qualcosa di diverso. Diciamo che per esprimere la mia idea, il mio concetto, la figura forse più centrata sarebbe un Giovanni Carnevali, un dirigente veramente di assoluto valore, di grande rispettabilità, di grande impatto, che può veramente fare la differenza. Ma è un pensiero. Poi dovesse essere verso un direttore sportivo sull'ordine di Giuntoli, piuttosto che di Massara, andrebbe bene comunque perché l'inserimento è fondamentale. Però ecco, credo in questo senso di avervi spiegato prima di tutto, secondo il mio punto di vista, che cosa serva alla Juve in questo momento. E poi non posso pensare questo. A cosa mi riferisco? Ieri, sotto al contenuto, ho letto tantissimi di voi e tanti messaggi mi sono arrivati anche extra, quindi privatamente, fuori dalla piattaforma, o comunque nelle piattaforme, ma privatamente, sul fatto dell'atteggiamento tenuto dalla Juventus e dalla scelta
scellerata di formazione messa in campo da Massimiliano Allegri, sollevando forti sospetti sul fatto che sia stato un qualcosa di, diciamo, preordinato o comunque voluto da qualcuno sopra allo stesso Massimiliano Allegri. È chiaro che per darci una giustificazione allo scempio che abbiamo visto potrebbe far comodo pensare che non può essere vero ciò che abbiamo assistito, se non preordinato, se non voluto. C'è una Juve che non gioca il primo tempo, che, come ho scritto io sul mio profilo social Twitter al termine del primo tempo, una Juve quasi irritata da dover giocare quella partita, non curante dell'importanza del match. E quindi come giustificazione può esserci, però io ve lo dico, è un vostro pensiero legittimo, ognuno può pensarla come crede. Io non posso pensare questo, perché se pensassi che realmente la situazione che abbiamo visto e che ci è stata propinata dipendesse da un qualcosa di poteri forti stabiliti, che hanno stabilito quell'atteggiamento, quella formazione, smetterei di guardare il calcio. Voglio ancora pensare, per la passione che ho per questo sport, per l'amore che ho provo per i colori bianconeri, che tutto questo sia un po' una frustrazione nostra, vostra, per giustificare veramente ciò che ci è stato mostrato. Non posso pensare che Allegri abbia volutamente fatto quella formazione per perdere la partita. Non posso pensare che qualcheduno abbia ordinato alla Juventus di perdere quella partita. Poi ciò che penso io può non valere nulla, è il mio pensiero. Ma siccome mi sembra giusto prendere con questo ragionamento tanti di voi che hanno manifestato questo sospetto, ripeto, legittimo che voi lo possiate pensare, e da un certo punto di vista lo comprendo pure, perché troppo brutti per essere veri, sono forse stato uno di coloro che lo hanno detto, e quindi può essere una giustificazione allo schifo che ci è stato propinato, all'abominio che abbiamo visto. Ma se pensassi davvero una situazione del genere, il concetto di sport, il concetto di passione per questo sport, di amore per questi colori, andrebbe distrutto, e quindi poi mi risulterebbe difficile continuare a credere in un qualcosa che non può essere alimentato da passione, da sentimento, da dedizione. Preferisco pensare, e qui vi invito ad andarvi a leggere, poi ve lo metto nella community, diciamo ad una giustificazione volta come la spiegazione che ci viene data da un mental coach intervistato per Bianconera News. Vi riporterò poi qui sotto nella community, anzi ve lo metto in descrizione il link per andarvi a rileggere questa bella intervista al mental coach Corapi, se non sbaglio si chiama, dove giustifica l'atteggiamento della squadra e la debolezza di Massimiliano Allegri, che è stato colto in atteggiamenti che non gli sono consoni contro due dirigenti dell'Inter, in debolezza, in stanchezza, in frustrazione per tutto quello che è il momento vissuto dalla Juventus, una sorta di crollo psicologico. Ecco, preferisco pensare a questo che non a un qualcosa di preordinato. Poi, ripeto, ognuno è libero di pensarla come crede, ma mi sembrava doveroso sottolinearvi che se pensassi questo sarebbe difficile continuare a seguire questo sport, a seguire la Juventus, ma non solo la Juventus, ovviamente fossi tifoso di un'altra squadra, lo stesso discorso, lo stesso concetto varrebbe anche per l'altra squadra. Ditemi la vostra, mi raccomando, iscrivetevi al canale, ciao a tutti, fino alla fine, forza Juve!